Buongiorno a tutti, in diretta dal centro sportivo di San Gregorio Magno per la conferenza stampa di presentazione di Anthony Iannarilli, nuovo portiere dell'Avellino. Buongiorno, buongiorno Anthony, grazie, buongiorno a voi. Benvenuto. Grazie. Innanzitutto Pellegrino Marciano, Prima TV e Telenostra. Ti chiedo come prima domanda per conoscerci, la trattativa sei stato probabilmente il primo tassello del nuovo Avellino e le tue prime sensazioni di questo ritiro? Ma diciamo che la trattativa... Ora non ricordo bene su per giù il periodo, forse metà giugno il procuratore mi ha detto che c'era questa possibilità, hanno cominciato a parlare, io per questa piazza diciamo avevo dato subito l'ok, dopo è normale, c'era da mettere a posto qualcosa anche con la Ternana e alla fine diciamo ho sentito che la società diciamo voleva me e quindi a me mi ha fatto piacere e quando secondo me il mister ti vuole, il direttore della società ti vuole, comunque è già per me un gran punto di partenza, quindi c'è il mio procuratore e ho detto che se riuscivamo a chiudere prima possibile anche per me diciamo che era una cosa buona e quindi alla fine è andata bene. Il ritiro a parte qui si sta bene, comunque alla fine le sensazioni sono buone, ho trovato un gruppo già molto compatto e secondo me questa è una cosa importante perché diciamo tanti ragazzi sono quelli che hanno fatto bene lo scorso anno e quindi trovare già un gruppo pronto con magari ecco me e altri 4, 5, non so quanti saremo i nuovi alla fine, secondo me è un buon punto perché alla fine parti con già una squadra già quasi pronta, non devi star a cambiare magari 10, 15 persone e secondo me questo per noi può essere una cosa che può andare secondo me a favore nostro. Buongiorno. Benvenuto in Biancoverde. Grazie. Noi nello scorso campionato abbiamo avuto un estremo difensore giovane che non voglio dire che è una scommessa, però di sicuro non aveva un tot di esperienza. Abbiamo voltato pagina rivolgendoci allo staff dell'Avellino che si è rivolto a te. E quindi adesso abbiamo una situazione completamente diversa. Tra l'altro è un giocatore esperto che ha giocato in piazze importanti e sai benissimo che quest'anno l'Avellino punta al bersaglio grosso, è inutile nasconderci per tanti motivi, abbiamo fatto il secondo posto l'anno scorso, dobbiamo migliorare significa il primo posto. Ecco, grazie alla tua esperienza, basandoti sulla tua esperienza, ecco, le tue sensazioni rispetto a una stagione che sì, sarà impegnativa chiaramente, però con l'obbligo di essere protagonisti? Ma come ti ripeto, si parte da un secondo posto importante lo scorso anno, da dei playoff che secondo me hanno fatto alla grande i ragazzi e quindi già secondo me siamo a un buon punto di partenza. Dopo è normale, come dici anche tu, l'Avellino punta a vincere, ma come puntiamo a vincere noi, puntano a vincere anche altre squadre. Secondo me dobbiamo lavorare ogni giorno per essere più bravi di loro in tutto, quindi non si vince solo in campo, si vince anche fuori e magari si può servire gente comunque sia più grande, esperta, però dobbiamo essere bravi comunque sia a far gruppo, perché dopo il gruppo serve quando le cose magari quel periodo che non vanno bene, serve il gruppo, serve magari fare un tutt'uno noi, la tifoseria, la società, quindi secondo me questo è importante. Dopo punteremo sicuramente a fare il massimo e ognuno di noi secondo me dovrà dare forse anche più del massimo per provare a vincere il campionato, quindi sono convinto che la base c'è, ti ripeto, questa secondo me è una cosa che io ho vissuto già a Terni, che siamo stati 3 anni, il terzo anno dopo che abbiamo creato una base forte e siamo comunque riusciti a fare un grande campionato, però venivamo da 2 campionati prima dove abbiamo creato, abbiamo perso, abbiamo vinto, però non abbiamo vinto il campionato. Però dopo, forse dopo siamo stati pronti per vincere il campionato e secondo me il percorso che ho visto in questa squadra mi sembra un po' quello là che ho visto la Ternana. Lo spero perché vuol dire che alla fine finirà bene, quindi io spero tanto in questo, credo tanto che comunque sia in questo, nel percorso, non credo che le cose vengano così, da un momento all'altro. Sì.
Anthony, Marco Ingino, Sport Channel e Mattino. Buongiorno. Allora, hai parlato del gruppo in particolare, io invece voglio venire su di te, no? Sì. Ad aprile hai avuto un infortunio, se non sbaglio, però ho recuperato alla sì, grande. Sì, ho giocato i play-out. Ok, hai giocato i play-out. Vieni da 6 anni, un percorso importante anni, con sì. la Ternana. Quindi, personalmente, come ci arrivi? Fisicamente bene, ma moralmente, dopo questi 6 anni a Terni? Ma sicuramente arrivo carico perché è normale che 6 anni nello stesso posto per me sono stati incredibili, quindi a Terni ho lasciato tanto, quindi anche cioè, tutto quanto ho lasciato a Terni, cioè amici, tutto ho lasciato tanto perché cioè, 6 anni crei secondo me tante cose, però ora vengo qua, è normale che dopo 6 anni cioè, in un posto vengo qua con uno spirito nuovo. Con tanta voglia, perché quando si lotta per un obiettivo grande secondo me la voglia è sempre tanta, dopo in una piazza come questa non puoi non aver voglia e stimoli, tanti stimoli e tanta voglia sicuramente, dopo è normale, ora siamo diciamo tutti bravi, dopo c'è il campo che bisogna far parlare al campo dopo, perché a giugno e luglio siamo bravi, però dopo dobbiamo cioè, di dimostrarlo in campo, perché è quella che cioè, alla fine, cioè, il campo che alla fine conta. Buongiorno Massimo Iepparillo, a V-Live Irpinia TV, benvenuto ad Avellino. Grazie, buongiorno. E ha fatto riferimento al percorso di 3 anni che ha portato poi la Ternana alla Serie B. Quali sono i fattori che devono essere determinanti anche per questa Avellino per vincere in un girone così forte, così competitivo? Ma ti ripeto, quello là che ho detto prima conta sempre, perché il percorso è sempre importante. Dopo c'è il lavoro sul campo, che è quello che credo che non manca, perché le prime 2 sedute che abbiamo fatto, comunque il mister... Ho visto un mister che comunque sia, si tiene tutti quanti sul pezzo, comunque tutti quanti, pure chi magari gioca un minuto deve dare il proprio apporto, anche magari chi sta fuori in un periodo. Il trucco secondo me è questo, che ci dobbiamo sentire tutti quanti importanti, 25-30 che saremo, non so. E io mi ricordo l'anno che abbiamo vinto a Terni, che cioè, entrava, si sentiva uno diciamo che... stava qui da sempre, e quindi dobbiamo far questo, dobbiamo creare tanto fuori e dobbiamo spingere forte dentro, perché come ti ripeto ci sono tante squadre, però noi alla fine vogliamo essere quella che alla fine vince il campionato. Anthony, parlavi di stimoli che sicuramente non mancheranno per il campionato che dovrà fare l'Avellino, però può essere uno stimolo ulteriore, uno stimolo in più per te avere dietro un portiere come Marson, che è comunque un portiere bravo, che sicuramente insomma vorrà giocarsi le sue chance. Ma non penso che pure in vacanza, è giusto che sia. E se poi magari ci dici 2 parole su Claudio Rapacioli, che per noi è una figura nuova, siccome è arrivato quest'anno. Ma per quanto riguarda Leo, credo che ti ripeto, dopo le gerarchie, secondo me le crea il campo, non è che le creano cioè, il giornale oppure le creano presenze, cose varie, le crea il campo e sarà il mister a scegliere tutto quanto. Quindi. Però come dici tu è uno stimolo in più, perché dobbiamo fare tutti quanti il massimo, dopo quando c'è competizione secondo me si alza un pochettino il livello, perché tutti quanti vogliono provare a far bene, a giocare, e quindi nessuno diciamo che può mollare, e questa qua secondo me è una cosa importante per noi ma per tutti quanti i ruoli, e è anche così che si vincono i campionati. Per quanto riguarda il mister, non lo conoscevo anch'io, però ne ho sentito parlare, comunque è un profilo cioè, esperto, e già dai primi 2-3 giorni si è visto che diciamo ci ha fatto cioè, richieste importanti, è sempre sul pezzo con noi anche quando abbiamo fatto il lavoro con la squadra, quindi bene, sono contento che secondo me possiamo far bene anche a livello di gruppo portieri, si sta creando una bella cosa. A tal proposito, a proposito di mister, in questo caso passiamo dalla Pacioli a Pasenza, quindi immagino che l'hai conosciuto adesso, se lo conoscevi prima, poi le classiche domande di presentazione, quindi se conoscevi certo. Qualcuno del gruppo, se vogliamo qualche curiosità, se già c'è qualche goliardia, gavettone. Io conoscevo Paolo che ci ha vinto un campionato insieme a Frascatore a Terni, quindi magari può essere cioè, buon auspicio, lo spero. Quindi con Frascatore abbiamo vinto il campionato insieme a Terni. No, il mister non lo conoscevo, lo conoscevo beh, di nome, perché comunque si è giocato a calcio a livelli importanti. Dopo io seguo un po' tutto quanto il calcio, dalla C alla B, secondo quando ero a Cerignola, lo scorso anno comunque ho seguito, ho visto playoff. Si vede che c'è un'impronta forte e importante. Dopo anche il mister lo vedo tanto voglioso e tanto carico per far bene. Quindi ci trasmette tutti quanti i giorni questa sua carica.
e sono convinto che se lo riusciamo a seguire al 100% possiamo far bene. Senti, da avversario come vedevi, come percepivi questa squadra, questo club, questi tifosi? Quando sono venuto da voi? È che sono venuto sempre a porte chiuse, perché quando c'era il Covid, quando c'era l'ultima partita di... Noi abbiamo vinto il campionato con voi a Terni e dopo all'andata era a porte chiuse. Quindi però sicuramente io solo conosco la piazza, quindi io ci ho fatto l'esordio, mo non mi ricordo, con l'Isola Liri, mi sembra 15 anni fa. No, in Serie C. In Serie C, quando... Sì, in C2. Quindi sicuramente beh, il Partenone è stato importante, Avellino comunque è una piazza storica, quindi venire qua per me non è che vai in una piazza, cioè vai in una piazza importante, quindi alla fine anche a 33 anni è una piazza che ti dà stimoli e che ti dà tanta voglia. Va bene? Grazie. Grazie a voi.